Ascolta Radio Roma Capitale, la voce della tua città. Storie, persone, attività e vita. Per scoprire un mondo intorno a te. Do il benvenuto invece a ospiti che conosco bene, quindi sono contenta di rivederli. Elisabetta Traldi e Vittorio Alfieri, benvenuti signori, come state? Grazie, buongiorno. Ciao. Grazie Vittorio, bene, grazie Elisabetta. Parliamo della Traldi Resort Agri Wellness e Olio Traldi. Poi Vittorio e Elisabetta ci spiegheranno bene questa ambivalenza, no, che avete generato, giusto Vittorio? Sì. Innanzitutto grazie all'invito, buongiorno a te, buongiorno ai nostri ascoltatori. Siamo qui oggi Elisabetta per presentare la nostra realtà che ha due anime principalmente. Quella dell'accoglienza con l'Agri Wellness Resort Traldi e quella della produzione di oli extravergini di oliva di eccellenza, appunto Olio Traldi, di cui tra un po' parlerò io. Molto bene, ecco, quindi diciamo che immediatamente poi ci si può entrare in quello che è il vostro mondo, quindi grazie di essere qui anche a Elisabetta. Vittorio, insomma, ci parli un po' di questa vostra grande passione, perché poi a un certo punto occuparsi della terra, occuparsi dell'olio, occuparsi della natura, poi porta inevitabilmente anche alla struttura che avete a disposizione a occuparsi di benessere, è un po' così Vittorio? Sì, certo. Per quanto riguarda il benessere, poi del resort ne parlerà meglio Elisabetta. Tornando al tuo spunto sulla natura, ciò che lì si produce, avendo tanti ulivi, circa 40 ettari di uliveto, naturalmente la fanno da padrone gli oli extravergini di oliva, ma non sono degli oli così tanto per, non lo dico io, ma ce lo riconoscono in tanti, sono degli oli di eccellenza, ecco. E per me è un piacere promuoverli, insomma, il mio compito è quello di conservare l'olio innanzitutto e poi di promuoverlo. Da questo punto di vista mi sento un po' collega a loro, nel senso loro per lavoro giocano, io per lavoro mangio, quindi non sono messo male. Che comunque sono cose belle, sì, direi. Secondo me si sposano poi. Con cose buone naturalmente, perché l'olio extravergine di oliva impreziosisce ogni piatto, che già però di per sé deve essere buono in partenza, ecco. Noi produciamo quattro differenti oli, se vuoi te ne parlo adesso. Sì, brevemente, diciamo, li nominiamo brevemente. Sì, il Classic, che è il nostro olio da cucina, quello che va per la maggiore nelle case dei nostri clienti privati e nelle cucine dei ristoranti, quindi indicatissimo per la preparazione dei cibi in cottura, e poi i tre oli anch'essi vanno bene per la preparazione dei cibi, ma rendono anche molto a crudo, quindi a piatto finito. Sono tre oli differenti per caratteristiche organolettiche e nutraceutiche, appartengono a tre categorie differenti, leggero, medio, intenso. Si chiamano Electia, il leggero, è un blend di caninese, moraiolo, frantoio, leccino e pendolino, è molto delicato e fruttato. Poi c'è Eximius, che è il nostro monocultivar caninese, l'oliva caninese è tipica della zona della Tuscia Viterbese, ed è un olio medio che si caratterizza soprattutto per il piccante vegetale ed è molto fresco. Per far capire ai nostri ascoltatori, ha un sentore che ricorda la rucola e il mallo di noce. Quindi un pochino, ecco, così pizzicante. Quel friccicorio proprio vegetale, come se mordeste una oliva verde, una mela verde, un peperone, proprio il piccante naturale, proprio della natura. Tu prima hai parlato di natura. E infine c'è Athos, il nostro blend di frantoio e moraiolo della categoria intensa, ed è un po' più corposo, un po' più strutturato, ricorda un po' la foglia di pomodoro al profumo e la mandorla fresca, perché prevale per l'amaro. Fallo vedere, quello è il vostro, questo diciamo è il nostro così... la nostra brochure, il nostro catalogo, insomma. Comunque i nostri ascoltatori ci possono trovare su internet, abbiamo due siti, www.oliotraldi.com per gli oli, www.traldi resort per quanto riguarda la ricettività. Quello che traspare dalle tue parole è sicuramente una grande competenza, una grande passione. Io ti ringrazio. Vittorio, oltre a portare un nome importante, ma insomma, sì, devo dire che hai fatto proprio della tua passione poi quello non è più lavoro, appunto tu per lavoro mangi, che poi non è... Allora signori, io vi devo assolutamente chiedere se volete magari ritornare per parlare poi più intensamente anche di tutti gli oli, insomma qui adesso abbiamo il tempo a... Certo, mi servono, sì, i contatti però Vittorio. Sì, posso dare sia i numeri di telefono, abbiamo un fisso per quanto riguarda gli oli, ma vale anche per il resort, 0761 477686. Abbiamo i siti internet, appunto, www.oliotraldi.com e www.traldiresort.it.
Perfetto, io vi ringrazio della vostra passione che ci avete portato a questo grazie, meeting. Grazie Francesca, grazie, ci toccherà ritornare allora forza, con gli oli nuovi che anche stiamo se producendo. Me lo vuoi portare una bottiglietta d'olio, sì, certo. io la li stiamo proprio producendo in questi giorni. Anche ne hai due, anche una cosa la devi Fabrizio torna anche Fabrizio. Mo ci avete lasciato. Una cosa la deve dire che noi siamo stati best of the world in class in Flossolei, che è la Bibbia degli oli. Io cito solo Flossolei, non cito altri. Lo so, per quello sono stati riconosciuti tantissimi molto, premi. Sì, sì, tantissimi. Quindi Traldi olio extravergine d'oliva, insomma, va assaggiato, va, andate a tutti i contatti che ci hanno dato, grazie davvero di essere stati grazie, con noi. Grazie a voi. Ascolta Radio Roma Capitale, la voce della tua città, storie, persone, attività e vita, per scoprire un mondo intorno a te.